in ricordo di un altro ragazzo che studiava medicina, che viveva in una famiglia dove la sorella sapeva, ma i genitori non sapevano nulla, forse non so se non sapevano, se non facevano finta di non sapere, di un ragazzo che aveva una vita sociale, aveva appena fatto una cena con gli amici e che a un certo punto di sabato, invece di andarsi a divertire come tutti gli altri da solo, sale sull'ultimo piano di un palazzo e decide di buttarsi giù. Sono per lui, per ricordarlo, ma per anche dire che noi dobbiamo avere la forza di andare avanti. Non dobbiamo pensare che a una difficoltà dobbiamo farla finita. E dobbiamo anche pensare che oggi hanno vinto gli omofobi, hanno vinto coloro che hanno reso la vita impossibile a Simone. Loro hanno vinto, voi avete vinto. Perché voi potete continuare a insultarci, potete continuare a denigrarci, potete continuare a farci sentire inferiore senza che ci sia una legge ancora oggi che vi punisca per questo. Avete vinto voi. Quanto c'è da fare ancora? C'è da lavorare sia nella politica, questa famosa politica, abbiamo i politici oggi che sono venuti a dare la loro testimonianza, vabbè. Ma dobbiamo lavorare anche nella nostra cosiddetta società civile, che in questo caso è stata molto incivile, per fare in modo che anche nel quotidiano le persone possano sopperire a questa ignavia politica.